Io sono il ragazzo che andava nei campi sperando di poter portare a casa un disegno dei campi senza dover imitare il paesaggio dell'Ottocento e sono rimasto tale. La mia scenografia doveva diventare più libera, allora ho messo poi dei numeri nel mio lavoro. E i numeri sono numeri un poco speciali perché si sommano l'uno all'altro fino a creare una spirale che acquista il senso della grandiosità. Quello che è magnifico è che proprio la lentezza sta dentro la spirale. Il senso della spirale è un senso magnificante la natura perché è veloce e nello stesso tempo è lentissimo. Da questi contrasti nasce il senso dell'arte moderna. Il senso dell'arte antica era più adeguato a quello che era la vista. Il senso dell'arte moderna è quello che la vista spesso non può vedere. Allora quello che dico, il senso della lentezza e il senso della velocità nello stesso momento. Mario Merz nasce da un'idea mia e di mia madre Marisa poco dopo la scomparsa di Mario. Pensavamo a un qualcosa per ricordarlo, che non fosse solo il progetto della fondazione. La fondazione è nata con lui e invece il premio è un progetto per ricordare la sua figura, ma non in senso monumentale, ma verso il futuro. Il premio è rivolto agli artisti contemporanei e ai compositori contemporanei. Non ha limiti né geografici, né di età, né di media ed è biennale. Il premio si svolge nella città di Torino e nella città di Zurigo. Abbiamo scelto queste due città perché ci sembrano rappresentare un po' l'esistenza di Mario. Torino evidentemente come città sua di elezione, nella quale è vissuto, nella quale ha lavorato. Zurigo rappresenta l'origine di Mario. La nostra famiglia proviene da un piccolo paesotto vicino a Zurigo. Das war ein zweiter Grund, weshalb ich sehr unterstützend auch hinter diesem Preis stehe. Mario Merz, es gibt Beziehungen zu Zürich. Sein Arbeitsleben hat er in Turin verbracht und diese Verbindung auch über den Preis aufzuzeigen, finde ich sehr schön. Und es gibt ein ganz wichtiges Werk von Mario Merz im Hauptbahnhof Zürich, die Fibonacci-Folge. Und auch da gibt es einen Bezug zu dieser Stadt und deshalb bin ich stolz darauf, dass diese Verbindung des Preises nicht nur mit Turin, sondern auch mit Zürich eben möglich geworden ist. En primer lugar, Mario Merz es sin duda una figura de referencia en el arte del siglo XX, en el arte de la segunda mitad del siglo XX, por lo que implica de descubrimiento de un nuevo lenguaje, por lo que implica que este lenguaje tiene que ver con la esfera pública y por tanto es el que un premio lleve el nombre de un artista, de un autor como Mario Merz, para mí me parece importante, relevante y de justicia. Considering that Mario stands for an artist who helped open up the relationships of the culture and the society to art as a living medium, the idea of a prize for contemporary artists is not so bad. I'm old, and all of the things one aspired to as a young person, political equality, health, education,
equality of gender, of male and female, everything that we acquired and we wanted didn't work. The one thing that did work was out of nowhere. Every single place in the world has an art culture center. Every place has a means to present without a hierarchy what is standing for their own culture in a way to do it. So why not a prize? Ma innanzitutto c'è da ricordarsi che anche se Mario Merz per gli artisti della mia generazione è stato una specie di grande nonno, Mario Merz è stato anche un giovane artista e quando è iniziato nella compagine dell'arte povera o ancora prima, subito dopo il dopoguerra, era un giovane artista ed è un artista che ha continuato a crescere, maturare, a trasformarsi per molti anni, quindi credo per un artista a metà della propria carriera ricevere il riconoscimento del premio Mario Merz sia l'incoraggiamento, da una parte il riconoscimento per una carriera e dall'altra l'incoraggiamento per continuare a lavorare e a farlo per molti anni e molti decenni, perché la carriera di Mario Merz è stata anche longeva e straordinaria in tutto il suo tragitto, in tutta la sua traiettoria. The arts and the music development will not continue if we would not have new pieces, new paintings. It would be impossible. I mean, we can't go on and playing and hearing music which is hundreds of years old. There must be new creative works that are presented to a possibly wide audience. È interessante per noi interpreti, musicisti, suonatori di confrontarci continuamente con le cose più recenti, in quel senso credo che vada molto incentivato un'iniziativa come questa. Beh, intanto è andare verso il futuro e non ripiegarsi verso il passato, uno. Due, secondo me, la musica contemporanea fa conoscere meglio la musica antica e viceversa, cioè devono avere una circolazione continua. C'è un fermento in questo che non è formale, ma è vivo proprio. L'iglu non è la cupola, l'iglu è una casa provvisoria. Siccome io considero che in fondo oggi noi viviamo un'epoca molto provvisoria, il senso del provvisorio per me ha coinciso con questo nome igloo. Poi invece vedo che poi si potrebbe andare a abitare uno di questi famosi igloo, perché no? Basterebbe fissarlo bene. L'importante è che nell'arte non c'è bisogno di fissare. Nell'arte c'è bisogno di rappresentare. Questa fragilità è forse quello che io considero, forse è quello che io ho dato all'arte, che molti ritengono eccessiva questa volontà. Però tu sai che essere eccessivo nell'arte è una delle necessità dell'arte. Essere normale nell'arte non significa nulla. It seems to be a necessity. I don't know why, but art seems to be tied with the health of a country and the health of a culture. It also gives people an opportunity to put something into the world that has something to say, rather than just having something to say. L'incontro tra arte e musica è perenne, credo. Molto spesso si è avuto la sensazione che l'arte abbia anticipato addirittura la musica e anche in futuro penso sarà sempre così. In futuro penso che avremo sempre più che fare con un mondo aperto, senza frontiere
Ma lo sto dicendo proprio dal punto di vista anche architettonico, penso. Io avevo la sensazione che in uno spazio accadono cose multiple. Per cui per forza ci sarà un avvicinamento delle varie arti, anche proprio per questioni proprio di condividere lo stesso spazio. Nella creazione contemporanea, nella creazione artistica contemporanea, c'è in nuce tutto quello che poi un paese riesce ad esprimere. Una nuova idea vista in un quadro o in un'installazione o ascoltata in una partitura può veramente diventare tradotta nel campo dell'economia, tradotta nel campo dell'industria, può diventare qualcosa di nuovo, e io credo che per una nazione come l'Italia sia l'unico modo di poter sopravvivere. Ich hoffe, dass dies ein Preis werden wird, der wirklich eine Ausstrahlung seinem Preisträger geben kann, der etwas bewirkt im Sinn von einem Katalysator, um das Werk eines vielleicht jüngeren, unbekannteren Künstlers, Komponisten oder Komponistin bekannter zu machen. Und ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg, weil ja die Umsetzung auch, also die Musik selber, die findet ja dann auch mit Ensemble statt. Und ich freue mich sehr, in diesem für mich auch neuen Art von Förderinstrument mitarbeiten zu können. Io sono assolutamente convinta che l'arte contemporanea, ma come anche la musica contemporanea e probabilmente anche molte altre arti, siano lo specchio della società in cui viviamo. È un premio che deve sostenere l'arte contemporanea e ricerchiamo anche proprio nelle motivazioni nelle candidature quella generosità che forse proprio dagli artisti può avvenire nel contestualizzare il loro percorso e la loro creatività. Un premio importante, un premio che bisognerà portare con molto rispetto e con molta modestia, ma che credo anche servirà da stimolo agli artisti o all'artista che lo vincerà, perché è un artista amato dagli artisti e non solo dal sistema dell'arte, anzi penso oggi più che mai amato veramente dagli artisti. ¿Cómo puede ser o qué sentido tiene un premio? Cuando hablamos de premios siempre da la impresión de que nos estamos refiriendo a una especie de vida ejemplar, a premiar algo que es ejemplar, que es modélico para los demás, cuando el arte de algún modo no tiene nada de modélico o no debería tener nada de modélico. El arte es algo que nos hace preguntarnos constantemente cómo es el mundo que nos rodea, en qué consiste la realidad, en qué consisten los lenguajes recibidos, que nos fuerza a cuestionar todos estos lenguajes y que, por tanto, si algo hace es no crear modelos, sino cuestionarlos. En este sentido, el que un premio lleve el nombre de una figura como Mario, que continuamente cuestionaba la institución, los espacios, su propia obra, la figura del autor, me parece, ese sí, un premio importante y un premio ejemplar. Art, music, dance, they're all about gesture, they're all about language. Music is just another language.
children who are lucky enough to be taught music in their youth can read music. You can dance to music, and it's very hard to dance to art. So we better have some music, huh? Ci sono due modi di vedere il vaso greco, o quello diretto di considerare che è veramente il contenitore di energia e di potere, oppure quello di considerare l'enorme nostalgia che è una cosa che non ha più un valore pratico e sociale, acquista agli occhi di persone che hanno passato 2000 anni di altra storia. Questi due modi di considerare il vaso greco sono i due modi di considerare forse l'arte oggi. C'è l'arte nostalgica e c'è l'arte che in fondo di nostalgia non sa cosa farsene.